Adriana, insomma, questo numero speciale ha creato un po' di panico, non si trova da nessuna parte, esauritissimo, non ce l'hai neanche tu. No, non ce l'ho nemmeno io la variant, è terribile questa cosa. E non lo so, io non me lo aspettavo davvero, c'era Gianmarco che diceva no, vedrai, finirà probabilmente, io no, ce l'avremo a casa sullo shop, niente, non è andata così, non ce l'aspettavamo. Il tuo Samuel Stern ricalca un po' quello che è il tuo stile di disegno, no? Così, così cartoon. Questa copertina variant ne è l'esempio più importante. Ma secondo te com'è Samuel? Com'è padre Duncan? Allora, secondo me Samuel lo vedo proprio come un personaggio introspettivo, quindi va all'interno di se stesso. Mi piace molto proprio per questo, mi ci identifico. Sembro così verso l'esterno, invece in realtà... E nel farlo a pupazzetto o chibi, come dicono i giapponesi, comunque cerco di mantenerla questa cosa. È sempre un persona, per quanto simpatico e rotondo, rimane un po' sulle sue. Invece Duncan lo vedo più pronto al... è pugile d'altronde, lo vedo pronto alla lotta. Quando ti vedremo invece sulle pagine di Samuel Stern ufficialmente, proprio a scrivere una storia, a disegnare una storia tutta tua? Mi dovreste vedere nella terza annata, quindi verso il numero 31-32, da quelle parti. E come sarà? Già ci stai pensando? Cioè, sarà nel tuo stile oppure... Sarà realistico e lo sto già facendo, non è che ci sto pensando, quindi... Anzi, mi devo sbrigare. Chi te lo ha scritto? Massimiliano Filadoro e Marco Savignago. È una bellissima storia, sono molto contenta. Grazie Adriano. Grazie a te.